Benvenuti a una nuova puntata eccezionale per la Casa del Castello, visto che Maran è praticamente a un passo dall'esonero, anzi, le testate, maggiori testate giornalistiche ormai lo danno già come esonerato, e dunque non possiamo che parlare di questa notizia, che sarà sicuramente argomento caldo anche nelle prossime ore. Come con me, come sempre, c'è anche Riccardo. Ciao a tutti. E dunque possiamo iniziare questo dibattito innanzitutto sul fatto che alla fine fosse giusto o meno esonerare Maranna. Ricordiamo, 3 mesi senza vincere, l'ultima vittoria proprio il 2 dicembre, tre mesi fa esatti, contro la Sampdoria 4-3, poi 11 partite in campionato senza vittorie, più una di Coppa Italia, quindi 12 totali. Ieri è arrivata un'altra sconfitta contro la Roma, 4-3 alla Sardegna Arena. È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, e alla fine Giunini ha deciso di esonerare Rolando Maran, e al suo posto probabilmente arriverà Max Canzi. Sì. Non me l'aspettavo, lo dico sinceramente, pensavo gli dessero l'ultima occasione con la Spal o col Verona, insomma, con la prossima squadra che avrebbero dovuto sfidare, però boh, non me l'aspettavo davvero. Non me l'aspettavo nemmeno io, perché in settimana Giulini aveva rilasciato un'intervista alla Nuova Sardegna dove diceva che aveva massima fiducia in Maran. Evidentemente quello che poi ha visto ieri contro la Roma non gli è piaciuto, tant'è che ha poi preso questa decisione nella giornata di oggi. E Maran appunto non sarà più l'allenatore del Cagliari. Può essere magari, per chi lo vede dall'esterno, può essere magari una scelta sbagliata, nel senso che il Cagliari all'inizio della stagione era una delle sorprese, 13 risultati tutti consecutivi, zona Europa, adesso comunque undicesimo, tecnicamente l'Europa ancora la portata di mano, portata di punti, però in realtà ha avuto un crollo verticale incredibile, e la squadra sembra non rispondere più, non riesce più a dare segnali positivi proprio nelle ultime gare. Sì, chi la vede da fuori si chiede perché esonerare un allenatore che ha portato il Cagliari all'undicesimo posto. Tralasciando il fatto che se Sassuolo recupera e vince la partita, potrebbe essere anche un dodicesimo posto. Però il fatto è che questo campionato non doveva essere anonimo come magari i precedenti. In Esatto. questo hai speso parecchio. Già solo per portare Nainggolan, l'anno scorso che avevi Barella. Però Nainggolan è Nainggolan. Devi spendere per prendere Rog. Hai avuto la disponibilità economica per rimpiazzare Pavoletti, prendendoti Simeone, che devi pagare 15 milioni, 15, giusto? Sì, 15, 16. Siamo lì. Quindi hai avuto la forza di riprenderti Pellegrini, Hai la preso forza di Nandez prenderti Nandez. che l'hai pagato 20 milioni, non l'hai pagato poco. Poi sappiamo anche che dietro ci sono stati tanti, tanti problemi, sia in fase di trattativa che post, con la discussione sul contratto, problemi di diritti d'immagine e quant'altro. Però il Cagliari ha speso tanto, voleva fare una stagione importante. La stava facendo, non è assolutamente spiegabile poi il crollo che ha avuto. Il Cagliari giustamente poi secondo me ha scelto oggi di esonerare Maran, perché serviva più che altro, non perché è tutta colpa di Maran, è evidente che non sia tutta colpa di Maran, però serviva una scossa, nel senso che in questi mesi il Cagliari ha provato diverse soluzioni, è andato in ritiro. Poi è vero che dopo il ritiro in Lombardia Verona non ha giocato, però è andato in ritiro anche a Brescia, ha fatto un pre-ritiro anche prima della Roma, questo non ha funzionato. Maran ha provato anche un po' a scombinare le carte nella giornata di ieri. Ha messo Olsen in porta, Oliva a centrocampo, Paloschi in attacco. Non è servito a nulla, e a questo punto forse per dare una scossa non serve tanto un nuovo allenatore, un Allegri o non so chi, ma proprio mandare via Maran, responsabilizzare i giocatori e far sì che nelle prossime giornate il Cagliari torni a fare punti, perché poi alla fine il Cagliari è lì a 32 e magari rischia anche trascinandosi questa vicenda qui di fare la fine della Fiorentina dell'anno scorso. Sì.
Leggiamo i commenti di Francesco. Vabbè, evitiamo sì, nomignoli comunque, dai, evitiamoli. C'è chi è felice, vabbè. Due persone che stanno collegando sono sì. felici dell'esonero. Io non sono molto d'accordo sulla caccia degli allenatori, sinceramente, perché adesso so già che... Boh, quando è stato l'ultimo allenatore non contestato a Cagliari? Oddio. Allegri? Cioè, anche lui in un periodo... Donadoni, forse. Allegri aveva iniziato malissimo, le prime cinque partite le aveva perse, quindi ci stava che all'inizio c'era un po' di timore, poi alla fine ha fatto bene... però è stato esonerato anche lui da Cellino. Donadoni è stato uno di quelli che non è stato contestato, anche Ballardini direi. Poi per il resto non è che vi siano passati fenomeni della panchina a Cagliari, nel senso che abbiamo visto Ficcadenti, abbiamo visto Zeman, Zola, Festa, che veramente quello è stato un anno terribile. Rastelli che faceva il suo alla fine, cioè contestatissimo, ma Rastelli ha portato a casa ogni obiettivo, poi forse l'ultimo anno non meritava la conferma. Anche Maran stava facendo l'anno scorso, ha portato a casa l'obiettivo salvezza, quest'anno era chiamato a sollevare un attimino l'asticella, l'ha fatto inizialmente, poi però c'è stato questo crollo e anch'io sono d'accordo con te, nel senso che non è giusto, non è proprio corretto andare a esonerare gli allenatori, cioè deve essere davvero una situazione critica, però questa stava diventando una situazione critica. Sì, e poi adesso secondo me c'è da cambiare la mentalità, ma dai tifosi. Poi vabbè, ieri stavamo parlando anche della società che ha fatto proclami sull'Europa, però se è sempre colpa dell'allenatore, se è sempre colpa di qualcuno, dai. Dopo un po' no, infatti non è secondo me solo colpa di Maran, è anche colpa di Maran, perché anche ieri ha avuto colpe evidenti come quella di aspettare il 3-1 per fare i cambi quando il Cagliari aveva bisogno di mettere prima certi giocatori, e poi però anche per il resto ci sono certi giocatori, tanto ci segnalano, questo non lo so se tu lo prendi come complimento, adesso lo mostro il commento, ti ringraziamo se è un complimento. Diciamo che in privato ti dirò cosa penso di Radiolina, però qui non fa. Se mi vuoi cercare in privato va bene, però grazie. Prendiamo il tuo complimento, dai. No, esatto, lo prendiamo come complimento anche perché noi proviamo a parlare appunto di Cagliari anche in modo un po' diverso. E oggi stiamo appunto parlando di questo esonero ormai imminente di Maran. Stiamo dicendo che anche ieri ha avuto le colpe, però anche precedentemente anche certi giocatori hanno però le proprie responsabilità. Secondo me la scelta di esonerare Maran può essere la scelta giusta per responsabilizzare certi giocatori che magari si sono un attimino seduti dopo un grande inizio di stagione. Lo stesso Nainggolan, che ha fatto veramente faville nel mese di novembre, poi è un attimino calato. Ieri ha provato, secondo me, a trascinare un attimo la squadra, poi anche lui ha commesso diversi errori e il Cagliari ha bisogno di un altro Nainggolan in questo momento. Sì, ma soprattutto adesso con Canzi, si farà la stessa fine che sta facendo l'Udinese con Gotti? Per chi non lo sapesse, Gotti è stato messo in panchina, era il vice inizialmente, è stato messo come allenatore dopo l'esonero di non mi ricordo il nome dell'allenatore dell'Udinese. Allenatore dell'Udinese comunque è stato messo in panchina con la promessa che fosse trovato il sostituto, cioè che si fosse trovato l'allenatore dell'Udinese. Così ancora da novembre che si dice questo, ma ancora non è avvenuto. Però Gotti continua a ribadire che lui non vuole fare il primo allenatore. Sì, no, quello è diventato anche una situazione. Era Tudor comunque l'allenatore dell'Udinese. È una situazione lì anche abbastanza paradossale, proprio perché lui dice: non voglio fare l'allenatore, non voglio fare il primo allenatore, no, non voglio fare l'allenatore. Però lui è lì e ti dico anche perché continua ad essere lì, nel senso che l'Udinese ha già chiuso un accordo con Gianpaolo per la prossima stagione, quindi lascia Gotti
come traghettatore fino a giugno, e poi giugno, a giugno, quando potrà, metterà sotto contatto Gianpaolo, avendo già allenato il Milan, non può allenare l'Udinese in questa stagione. Lo stesso problema che c'è per altri allenatori, che molti dicevano: noi prendiamo Di Francesco, prendiamo Mazzarri, prendiamo lo stesso Gianpaolo. Non si può. Se un allenatore ha già allenato in Italia nel corso di questa stagione, non può allenare più un'altra squadra, può andare all'estero, come per esempio ha fatto Ancelotti, sì. Però non riguarda l'Italia, ecco, come ha fatto Montella l'anno scorso, due anni fa. Vabbè, sì, anche Montella era andato, no, era anche lui, mi sa, esonerato al Milan, poi è andato a Siviglia, sì. È stata una situazione abbastanza simile. Sono tutti, poi non è che sul mercato ci fossero allenatori grandi nomi, nel senso che anche alcuni facevano il nome di Donadoni, che però sta allenando in Cina. Sì. Poi se fate i nomi di Allegri, allora tiriamo fuori anche Guardiola, ragazzi. Cioè. No, ma Guardiola sta allenando al City, però c'è Pochettino libero. Se proprio vogliamo mettere. Oppure c'è Spalletti, cioè, sempre restando in Italia alla fine. Sono nomi abbastanza complicati, tra quelli possibili sono stati infatti quelli di Guidolin, Zenga, Stramaccioni, che secondo me meglio mettere veramente l'allenatore nella squadra giovanile piuttosto che dare fiducia a uno come Stramaccioni. E poi quali sono gli altri nomi che sono stati fatti, perché ovviamente hanno messo Landucci, che è il secondo di Allegri. Non puoi arrivare ad Allegri, ti prendi il vice, abbastanza paradossale. Però alla fine forse la soluzione interna è la più comoda, che può permettere anche al Cagliari poi di programmare per, a questo punto, per la prossima stagione, magari andarti a prendere un altro allenatore, anche di quelli che sono liberi in questo momento, ma che non puoi mettere sotto contratto. In tanti si sono fatti la domanda, siccome Canzi sta andando bene con la primavera, con l'Under-19, potrà tirar fuori qualche giocatore, qualche giovane, per qualche ruolo tipo la difesa? Il problema è: sei già in una situazione delicata, hai il coraggio di schierare un giovane che non sa bene ancora dove si trova? Allora, lì ovviamente sta all'allenatore la scelta, però... No, certo, che conosce benissimo tra l'altro i giocatori della Primavera che sta facendo un grandissimo campionato, perché è seconda dietro l'Atalanta, che a livello giovanile come un po' come Real Madrid. Però proprio guardando all'Atalanta, che spesso il club... qui il Cagliari dice di guardare, o comunque queste società che non possono contare su, a livello economico, sugli stessi, si possono mettere sullo stesso piano di Juve, Inter e Milan, logicamente. Però l'Atalanta ha avuto il coraggio, mi ricordo con Gasperini, in momenti di difficoltà, di mettere dentro i giovani. Il problema è che questi giovani sono pronti. Magari qualcuno c'è, Canzi lo sa, magari lo vedremo anche qualcuno esordire. C'è per esempio in difesa Carboni, che da quando il Cagliari ha deciso di non prendere un altro difensore centrale nel mercato di gennaio, si sta allenando con la prima squadra, ormai è considerato un membro obiettivo della prima squadra, magari potrebbe esordire lui, fermo restando che poi come giovane c'è anche Volkiewicz, che si è visto poco, magari adesso può avere un attimino più di spazio. Sono invece curioso di vedere i giocatori di Maran, cosa faranno, nel senso che abbiamo Cacciatore, Birsa, che sappiamo, Birsa non gioca neanche adesso, però soprattutto Cacciatore, che è un giocatore voluto fortemente da Maran, che poi alla fine anche ieri non è che abbia fatto chissà quale partita. Discorso inverso, Gio Pedro continuerà così col cambio di allenatore? Anche quello è vero, bisogna un attimo vedere. La Primavera dal punto di vista offensivo comunque crea tanto, segna tanto, poi ovviamente non puoi fare il paragone Primavera-prima squadra, però può essere un'arma in più. Sono curioso di vedere se Canzi terrà lo stesso modulo con i due trequartisti, o seppure farà il rombo con Gio Pedro, a quel punto che torna ad affiancare Simeone. Penso che resterà così, perché alla fine anche Gio Pedro, che vuole giocare un po' più indietro, e ne sta dimostrando di poter giocare in quel ruolo. Sì. Bene. Possiamo sì. Chiudere, se non ci sono altri commenti, altre domande, possiamo...
dire, ha chiuso il discorso legato a Rolando Maran, che non è più l'allenatore del Cagliari, aspettiamo soltanto il comunicato ufficiale per lui e per il probabile a questo punto arrivo di la promozione di Max Canzi. Un saluto dalla casa De Casteddu e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti.